Ciao ragazzi, io sono Falconero, sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi Getsu Fumaden Undying Moon, un nuovo titolo in Early Access targato Konami, estremamente ricercato da un punto di vista stilistico e speriamo anche ludico, che esce in queste ore, quindi sono veramente curiosissimo di vedere com'è e soprattutto fin dove potrebbe arrivare come potenziale. Qui partiamo senza grossi preamboli, c'è già l'italiano, meno male. E godiamocelo. Titolo molto particolare, come vedrete, eh? Non vi spoilerò niente, però lo voglio scoprire insieme a voi. Si va all'inferno. Perfetto. Mi sono azzittato perché pensavo che ci fosse una qualche forma di doppiaggio, invece non c'era, qui avrei potuto leggere io. Comunque, in sostanza, si sono aperte le porte dell'inferno, ecco. Ah! Così secco. Bene, allora. Io posso saltare, attaccare. Un brano da combattimento sconosciuto. Acquisisci. Quando sconfiggi i nemici, con colpo di grazia compariranno oggetti aggiuntivi. C'è una rara possibilità che si tratti di armi non analizzate. Però, sebbene tu non possa sbloccare l'abilità per le armi non analizzate, alcune di esse sono dotate di abilità speciali che possono infliggere effetti di stato o dare vantaggi contro alcuni attributi. Vabbè. Effetto una mossa unica con un'arma principale. Non so cosa sia, ma la faremo. Vabbè. Cambia attrezzatura. Ah, ok. Quindi questo mi aiuta a parare. Oltre all'arma principale, i giocatori possono equipaggiare fino a due armi secondarie alla volta. Le armi secondarie devono sottostare al limite di munizioni e tempi di ricarica, quindi non possono essere usate in rapida successione. Ricordo tuttavia gli effetti speciali come l'abilità di attaccare da lontano, migliorare il personaggio e altro ancora. Trova l'abbinamento ideale per la tua arma principale per aiutarti ad avanzare nel gioco. Va bene. Io non so perché, ma c'è un qualcosa di che mi ricorda Cari il Guerriero. Non mi chiedete perché, ma allora. Tanto vabbè. Reppu. Furto di anime. Acquisire un'anima farà aumentare il contatore di furto di anime. Usare furto di anime fornirà miglioramenti in base al numero di anime usate. Tornando alla villa di Getsu, le abilità migliorate verranno ripristinate. Puoi conservare solo 4 anime alla volta. Acquisendone una quinta riceverai una memoria d'anima e il contatore di furto di anime tornerà a 1. Quando si migliorano le armi principali e secondarie con furto di anime, verranno applicati bonus di miglioramento basati sulle caratteristiche peculiari delle armi. Vitalità migliorata aumenterà la vitalità massima. Pozione curativa più 1 farà apparire una pozione curativa dove ti trovi. Scegli attentamente come migliorare il tuo personaggio per procedere con efficacia nel gioco. Mi ricorda un po' Salt and Sanctuary. Per certi versi, non so a voi, ma trasforma con attacchi combo. Non devo fare nient'altro. Vabbè. Arrivederci.
L'avanzamento di tappa, l'equipaggiamento andranno persi, ma tutti gli oggetti saranno riportati indietro. Perché? Io volevo eliminare costui, ma non. Hanno delle combo diverse, ma non sta funzionando. Vabbè, me ne vado e si vede che non si può fare, ragazzi. A un certo punto. Arrivederci. Saluti a casa. C'è un che mi intriga. Più che altro, se il sistema di progressione dovesse essere soddisfacente, potremmo ritrovarci di fronte a un prodotto intrigante, qualora la progressione fosse anche ben bilanciata a livello proprio di situazioni. Allora, qui posso aumentare la difficoltà. Io mi tengo quella che c'è per ora. È importante sapere quando riposarsi. Il lampo cade su queste tempestose terre desolate. Qui il vento e la pioggia infieriscono sul mio corpo e i mostri fuoriescono dal grande buco che conduce a un inferno sigillato. E aristiamo qua. No, non è lo stesso di prima, però. Ok. Non disponibile per ragioni che ignoro, vabbè. Viaggio veloce. Ah, ok. Non ho ancora il. Ma che per adesso è molto semplice, sembrerebbe. Ok. L'ho sfondato, non so bene perché, ma. Ok. Lame spuntate. Allora, 68. Un po'. Mi sto intrippando a dei livelli veramente surreali. Vabbè. Pipa del tuono e della fiamma. Lame a ventaglio. Io quanti so, diciamo 1060. Mi intriga però. Voglio provarle. Tanto qua siamo agli inizi. Quindi questi sono portali. Portano ai negozi. C'è niente. Che me lo scordavo di dirvi che siamo su PC, eh. Bello. Allora, cunai della zona avvelenata. Acquisisci. Miseria.
Vabbè, le bombe già le avevo provate, proviamo questo. LTRT, ok. Allora, che mi manca? Qua. Che cos'è? Moschetto frugato. Lo mettiamo al posto dell'arco. Abilità speciale. Allora, quella della notte, grado 2, meglio. E qua non posso fare niente. Poi. Ah, c'erano altri due qui. Cosa che non mi piace granché è che durante i combattimenti c'è talmente tanto caos sotto al combattimento che non capisci esattamente, cioè che non ti godi granché. Che botta. Ok. Allora. Piede di corvo di ferro. Proviamo. C'è talmente tanta roba che da poter provare. Ok. Ah, vedi? Infliggono danni continuati. Perfetto. Qua niente. È un titolo particolare. A livello di gameplay è abbastanza reattivo, per cui si riesce ad apprezzare. Però vacci. Vieni, vieni. Che bordello. Bene. E questa è andata. Ma io devo curarmi un po'. Solo io mi intendo di cibo del clan Getsu. Un viaggio all'insegna di scoperte culinarie mi ha condotto all'inferno dove ho assaggiato un mostro. Lascio immaginare che sapore avesse. Sacca dei materiali e pozione curativa. Venga, venga! Allora, questo non ci è piaciuto granché. Ale! Mughetto? Ma come mughetto?
Il mughetto mi mancava. Proviamo il mughetto. Chi è? Hai capito il mughetto? È leggermente forte il personaggio. Aia. Sto cercando di capire. A che punto. Fin dove si arriva? Questo è un gioco perfetto per le live, secondo me. Dunque, i guanti, sì. Bello. No! Perché? Ma non ero minimamente. Ma non ero minimamente sotto attacco. Ma sto rosicando con cattiveria. Bello comunque, mi intriga. Devo dire, ragazzi, questo ve lo porto in live, mi sa. Penso che ci sia tutto il potenziale per provarlo. Per una sessione lunga, che qua posso farvi vedere in un video, gioco forza poco. Però secondo me in una live ci possiamo fare due chiacchiere e valutarlo come si deve. Anche perché insomma questa natura roguelike mi intriga. E credo che il gioco potrebbe riservare più di qualche sorpresa. Per cui ragazzi, io per adesso vi saluto. D'altro c'è anche un'altra arma, ci sarebbe per ricominciare il ciclo. Mi intriga, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se l'avete provato, cosa ne pensate. E noi ci vediamo alla prossima.